Finisce 9-0 il primo test stagionale del Pescara contro lo Spoltore. 9 reti sono un piccolo biglietto da visita. Le parole nel dopopartita di Ledian Memushai hanno un grande peso specifico. Guai ad esaltarsi per quanto ha detto il campo oggi, ma che sorpresa all'inizio il modulo. 4-3-3 di emergenza, vista l'assenza dell'ultimo Radinzita. Modulo che però ha esaltato le caratteristiche dei centrocampisti, con Pompetti davanti alla difesa e con un Memushai pimpante e inarrestabile. Luci e ombre per De Marchi, poker di reti, ma qualche difficoltà di troppo sotto porta. Ma dopo una lunga assenza, ben venga la facilità di trovare la porta. Busellato e Galano fuori dai giocatori a disposizione non per motivi disciplinari, ma per qualcosa che ci si avvicina, come la poca volontà di voler vestire il biancazzurro, colta da Uteri, mentre per i nuovi Dursi e Ferrari c'è stato lavoro a parte. Fermo per una ferita alla piede Mirko Drudi, spazio ora alle immagini di Galvano Coppa per il racconto dei 9 gol. 12esimo, arriva la prima rete, tutto facile per Bocic, che ha un altro passo sull'out di sinistra, scappa via, cross basso, di grazia, tocca in rete. Il raddoppio arriva al 37esimo, Memushai inarrestabile, di grazia si libera a destra, cross perfetto, De Marchi di testa trova l'incrocio dei pali. Ripresa, subito due cambi, Bonino per Di Grazia, Lizalde per Sorensen. Al terzo arriva il tris biancazzurro, Bocic spostato a destra serve sulla corsa De Marchi, che tocca bene il pallone mandandolo in rete. Dentro anche Belloni per Bocic, al quarto d'ora il poker biancazzurro, il cross dalla destra di Zappella, la conclusione al volo di Belloni. Altri cambi per Auteri, Radaelli per Fiorillo, Valdifiori per Memushai, Longobardi per Elizalde. Minuto 19, De Marchi si procura un calcio di rigore, ma dal dischetto si fa parare il tiro dal neo entrato Cipriani. Minuto 20, De Marchi decide che la giornata luci e ombre va impreziosita. Destro secco, quinto gol biancazzurro. 23esimo, arriva la sesta rete. Che prodezza di Pompetti, il cross di Zappella, l'ex Inter al volo, manda la palla sotto la traversa. Il settimo sigillo arriva al minuto 25. Bonino per Belloni, tutto troppo facile, destro basso vincente. Entra anche Daloia per Diambo. 41esimo, ottavo gol, poker personale di De Marchi su invito di Bonino. La nona rete arriva due minuti più tardi, sempre con Pompetti che dimostra tutta la sua qualità. Sinistro vellutato, palla all'angolino basso. E dalla girandola dei gol alle parole forti, come detto, di Ledian Memushai. Io penso che è giusto che la società faccia le sue valutazioni. La prima cosa che ho detto dopo l'anno scorso al presidente, gli ho detto: io qua non voglio essere né un peso né una zavorra. Nel momento che voi pensate questo di me, io sono libero, non c'è nessun problema se mi devo levare. L'importante è che le cose si facciano fatte bene, perché prima di tutto non vengo io ma viene il Pescara. Ho sempre messo, da quando sto qua, ho sempre messo avanti il Pescara e poi me stesso. Per quanto riguarda Grassadonia, l'ultima volta che ho parlato con Grassadonia è stato prima di Ascoli, dove lui stesso mi disse, dove io gli andai a parlare un po' così, parlammo, e lui mi disse: guarda, pensavo che oggi venissi e mi sputtassi in faccia, invece ti sei comportato in questo, per come ti ho trattato, ti sei comportato da professionista esemplare. Da lì sono passati 3 giorni, sono andato in nazionale, mi sono fatto male, dovevo operarmi. Penso che lui non si sia neanche informato sul fatto di cosa avessi realmente al ginocchio, quindi anche dalle parole che ha detto ho pensato quello, che neanche si è informato di cosa avessi realmente di infortunio. La sua permanenza a Pescara e Grassadonia, gli argomenti toccati. Per il mercato, parola al presidente Daniele Sebastiani, che ha subito notato l'impatto di Auteri. Lo dicevo con il mister, ma anche con gli altri. E, erano parecchi anni che non rivedevo una squadra allenarsi con questa intensità, con questa voglia. Quindi sono contento da questo punto di vista. Il test di oggi chiaramente non fa testo, ma non fa testo perché la squadra che abbiamo incontrato credo che abbia iniziato da pochissimo, quindi anzi sono stati così gentili e carini a venire a fare questa amichevole, quindi credo che non sia questo il test che dobbiamo guardare. Però la squadra oggi addirittura si è mossa con un altro modulo, e noi vogliamo gente convinta, non è che dobbiamo pregare nessuno. Quindi Matteo è un buon giocatore secondo me, però è chiaro che se deve venire a Pescara deve venirci con la voglia di venire a Pescara. Poi il mercato è sempre alle porte, quindi se un giocatore ha delle richieste
Io non ho mai legato nessuno, figuriamoci se leggo Carano e Busellato, però devono avere la richiesta. Luciano non è mai stato in discussione, non è mai stato in discussione perché, a parte che ha sempre dimostrato l'attaccamento a questa maglia, poi si è fatto trovare pronto, sta lavorando con un ragazzino di 19 anni e oggi l'abbiamo visto che insomma, è abbastanza in palla già dai primi giorni del ritiro, quindi per noi non c'è nessun problema, Mushai non ha mai creato problemi, per cui se non ci saranno volontà diverse per Mushai sarà un giocatore del Pescara. Io continuo a leggere tutti i giorni che Sorensen ne deve uscire, che Valdifiori deve uscire, che questo deve uscire, cioè, devono uscire se hanno, prima di tutto se hanno delle richieste, se hanno volontà di uscire, ma se non hanno volontà di uscire sono giocatori che io credo che in Serie C siano giocatori importanti, anzi forse troppo importanti. È chiaro che ci saranno da fare dei sacrifici sia da parte della società che da parte dei giocatori, però se dovessero restare nessuno sicuramente si strapperà i capelli perché non sono andati via. E in entrata dobbiamo fare qualcosa perché i due quarti, come vuole giocare il mister, sono due e quindi bisognerà metterci altri due giocatori e la punta ne abbiamo già parlato. E poi credo che alla fine faremo un altro difensore centrale per numero, perché giocando a tre chiaramente ci vorrà, dopodiché siamo a posto.